apostoli. Il dovere del predicatore è predicare la verità. Alleluia. Gesù ti vuole liberare dalle fiamme dell'inferno. Gesù ti vuole guarire, Gesù ti vuole salvare. Amen. Gesù Cristo dice: a che serve se gli uomini guadagnano tutto il mondo, le ricchezze, ma poi perdono la loro anima? A che serve? A che serve che tu ti diverti in questo mondo? Vivi nei tuoi vizi, nei tuoi piaceri, nei desideri della carne, addirittura bestemmi Dio, sembri che ti godi la vita, ma è un inganno di Satana. Gesù ti vuole aprire gli occhi, perché tu stai andando nella via della perdizione. Tu ti devi convertire, tu ti devi convertire a Gesù. Alleluia, perché Gesù è il grande salvatore. Oh, alleluia. Gesù Cristo è la salvezza, cari di Vigevano, cari d'Italia, cari stranieri, ricchi o poveri, Gesù Cristo è il salvatore che Dio ha mandato dal cielo. Alleluia. Affinché chiunque crede in Lui, chiunque, non importa la tua razza, non importa quanti peccati tu hai fatto, anche se hai ucciso, anche se sei un omicida, un criminale, se tu ti penti, chiedi perdono, Gesù ti libera, Gesù ti salva. Perché oggi ci sono persone indemoniate, ci sono persone possedute dal diavolo che fanno tante cose cattive. Ma Gesù può salvare coloro che hanno fede. Gesù può salvarti. Alleluia. Come ha fatto con Maria Maddalena. Vi ricordate della storia di Maria Maddalena? Maria la Maddalena era una donna che faceva tanti peccati. Maria Maddalena era un'adultera, una prostituta. Maria Maddalena era indemoniata, dice il Vangelo. Ma un giorno Maria Maddalena incontrò il Messia. Amen. Maria Maddalena incontrò Gesù e Gesù la guarì, la salvò. Tu hai bisogno di incontrare Gesù. Oh, alleluia. Perché nessun altro ti può salvare. È inutile che preghi Padre Pio, è inutile che preghi Buddha, è inutile che preghi Maometto. Amen, amen. Nessun altro ti può salvare, te lo dico con amore. Solo Gesù Cristo, perché Dio gli ha dato l'autorità, il potere. Lui è venuto dal cielo con la potenza di Dio, alleluia, a guarire gli ammalati, a dare la vista ai ciechi, a guarire i lebbrosi, a liberare, a salvare gli indemoniati. Gesù Cristo può fare un grande cambiamento nella tua vita. Gesù Cristo lo può fare, l'ha fatto con me. Ascoltate, io vi voglio raccontare due minuti. Io prima bestemmiavo, rubavo, avevo un cuore di pietra, non credevo nel Signore Gesù, non credevo in Dio, ero perso nei vizi, ma un giorno ho creduto. Il mio cuore ha trovato la luce e oggi predico in tutto il mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Questa parola benedetta, questa parola potente, questa parola meravigliosa che può illuminare la tua anima come un raggio di luce. Alleluia. E ti può liberare da Belzebù, ti può liberare dai demoni, ti può liberare da Satana, ti può liberare dall'inferno. Oramai Ashemalaya Kia. Spirito Santo, tocca i cuori che stanno ascoltando. Alleluia. Signore, tu sei vivente. Sapete cosa ha detto Gesù? Non stanno ancora arrestati. Amen. Predico anche in carcere. Ho già predicato in carcere, signora. Come l'apostolo Paolo. Paolo fu arrestato. Ma perché non ti arresto? Mi hanno già arrestato. Ma io ho predicato anche in carcere, signora. Perché in carcere ci sono tanti peccatori che hanno bisogno della salvezza. Alleluia. Sapete cosa ha detto Gesù? Che devi morire. Sapete cosa ha detto Gesù? Il Signore ti sgrida.
dovunque ci sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Sapete, ci fossero tanti predicatori così del Vangelo, il mondo sarebbe pieno di pace. Se tutti noi credessimo in Gesù, nell'amore di Dio, non ci sarebbero le guerre, non ci sarebbero i terroristi indemoniati. Amen, alleluia. Quei terroristi che si uccidono sono indemoniati, sono figli di Dio. Tieni carissimo. Loro dicono di uccidere perché lo fanno in nome di Dio, ma lo fanno perché il diavolo li possiede. Ascoltate la verità, alleluia, perché la verità vi salverà. La verità si chiama Gesù Cristo. Oh, alleluia, alleluia, il Messia, il Nazareno. Non importa, Gesù può spezzare quel patto che hai fatto con Satana. Gesù lo può rompere e ti può liberare, ti può salvare, ragazzo. Amen. Gesù è la via, la verità e la vita. Ascoltate, credete e sarete salvati dal Signore dei Signori, il Re dei Re. Amen. Il benedetto in eterno.